al momento in cui, all'inizio del V secolo d.C., il tempio fu chiuso e una potente massicciata venne a coprire la vasca sacra, una statua in marmo fu spezzata. E non è una statua qualunque, è la statua di Apollo. Apollo già lo conoscevamo presso il Bagno Grande, dai grandi altari in travertino, dalla statua in bronzo sul fondo della vasca più antica, che ora è esposta al Palazzo del Quirinale, e ora per questa meravigliosa statua quasi integra di Apollo in marmo, che rappresenta un tipo molto particolare. È un Apollo Sauroptonos, un Apollo con la lucertola. E le lucertole le abbiamo trovate offerte in bronzo all'interno della vasca sacra, a sacralizzare un culto che doveva legarsi anche a una pratica medica. La lucertola veniva utilizzata per le cure oftalmiche all'interno del luogo termale. E dunque è un Apollo giovane, splendido, copia in marmo di un originale greco in bronzo attribuito a Prassitele.